Non esiste, è pieno di voci, voci silenziose. Io da bambino per nascondermi gli chiudevo gli occhi perché ero convinto che se non vedevo gli altri neanche gli altri avrebbero visto me, eppure mi trovavano sempre. Ma come facevano? Allora ho avuto un'idea, non bastava chiudermi gli occhi, dovevo anche tapparmi le orecchie, se gli altri non mi avessero sentito io non avrei sentito gli altri, eppure appena tappate le orecchie... Ho sentito dentro di me un tamburo. Sono corso dalla mamma spaventatissimo, mamma, mamma, dentro di me c'è una specie di tribù come quella di Orzo Way, e battono un tamburo forte che cos'è? Mia mamma è scoppiata a ridere. Quel tamburo è il tuo cuore, il mio cuore è un tamburo. Sì, e quella è la sua voce. Quel giorno scoprì che il silenzio è pieno di voci e storie da raccontare. Tutto, tutto, ogni cosa, solo perché non ha una bocca, non vuol dire che non abbia una sua voce. Magari parla una lingua diversa dalla nostra e siamo noi che non riusciamo a sentirla, assordati dai nostri pensieri. Perché per sentire una voce dobbiamo prima fare silenzio, tapparci le orecchie del pregiudizio e aprire quelle del cuore. E con un po' di fantasia, ecco, dal silenzio apparire la voce di un sasso innamorato di un altro sasso, o la voce triste di un Pennarello grigio, la voce, la voce piagnona di un rubinetto rimasto, rimasto a gocciolare per tutta un'estate, la voce ruggente di una donna primitiva, o la voce straziante dolcissima di una candelina di compleanno nata senza il suo picciolo.